La merenda di noi bambini siciliani di una volta a casa della nonna. Sì! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Salutiamo tutte le nonne di tutta Italia! Ciao, tutto nonne d'Italia! Ma in particolare quelle della Sicilia e soprattutto le nonne di una volta, quelle che ci accoglievano in pomeriggio per fare i compiti insieme a tanti nipoti, tante cose. E quindi, di che cosa parliamo oggi? Bene, oggi parliamo delle merendine che tutti noi bambini siciliani trovavamo sicuramente a casa della nostra nonna. Molti di noi ricorderanno che arrivati a casa della nonna, dopo aver salutato nonna, nonno... Dipende dalla nonna. In che senso? Vabbè. Alla fine si andava a scaminare, come si dice in italiano, no, come si dice in siciliano, si andava a rovistare nella credenza di nonna per cercare qualcosa di buono che portasse avanti il pomeriggio in maniera più gustosa. E dalle nonne qui a Catania, confortatemi voi siciliani, voi catanesi più che siciliani, si trovavano sempre più o meno le stesse cose. Dipende dalla nonna, perché per esempio una mia nonna trovava le cose che vi facciamo vedere ora. Dall'altra invece c'era pane e burro o pane e miele. No, pane no, non c'entra. Noi stiamo parlando di merendine. Ma te lo giuro, ma non ce n'erano neanche a morire, neanche se glielo chiedevi. Ma nonna, ma queste qua, ma no. Invece a casa di mia nonna c'erano, e c'erano anche a casa dell'altra tua nonna, e quindi le facciamo vedere, perché ci saranno state anche a casa di molte nonne, di nostri molti concittadini. Bene, dai, allora naturalmente iniziamo. I marchi sono ridotti, sono sempre gli stessi, perché non è che qui ci fossero tantissime industrie alimentari che producessero merendine. Però può essere che qualche cosa ce la siamo dimenticata. È quindi vero, se ricordatecela voi. Vi diciamo subito ciò che manca. Manca il torroncino siciliano che stava lì nella coppetta del salotto della nonna, giacente dal Natale precedente. Salotto della nonna, non si poteva toccare, neanche guardare. Sì, però c'è sempre in qualche sala, nel tinello, no? E la coppetta con i torroncini atavici, quelli che nascevano cuore morbido e diventavano cuore di pietra. Però, oppure anche e i cioccolatini che perdevano la patina e diventavano biancastri. Lì queste cose rimanevano sempre per i nipoti meno furbi. Noi invece rovistavamo in dispensa. E che cosa trovavamo? Vediamo. Allora, come prima cosa trovavamo sicuramente queste. Dai. Poi, allora, questo è un must che non ha generazioni. Tutt'oggi le mamme, le nonne, le zie, le cugine, i nipoti, noi, colazione, pranzo, cena. A Catania abbiamo la mitica tortina Tomacchio. Voi in Italia avete confezioni da 6, 8, 10 merendine, noi a Catania abbiamo confezioni da 18 merendine, e non è neanche la confezione più grande, perché c'è anche quella da 30, sì, forse mi pare. La più grande. Allora, cosa dire della tortina Tomacchio? Questo è il simbolo di Catania. Si potrebbe dire che potremmo metterla anche sulla nostra bandiera, no? Sopra l'elefante, la briuscina Tomacchio. Vabbè. Perché tutti noi catanesi siamo briuscina Tomacchio addicted. Contiene l'olio di palma, ma l'ha sempre contenuto e non ci ha mai fatto male. Del resto in Sicilia la palma c'è, è vice fiorente. Scherzi a parte, su questi alimenti non faremo commenti relativi agli ingredienti. Sono tutti alimenti antichi che sono nostalgici, nati, cresciuti nostalgici, e pasciuti così. Bene. E generazione... Di che cosa sa allora, la merendina? La tortina Tomacchio è una sorta pan di Spagna. Bravo. Soffice. È molto vaniglioso, molto vanigliato, sì, e soprattutto molto buono. Allora vi faccio vedere, il pack è così ed è così. Ma ragazzi, è così da una vita, ragazzi, da sempre, cioè è così, non potrebbe essere altrimenti, veramente. Adesso hanno fatto così anche la bruscina Tomacchio all'olio extravergine d'oliva, credo. Olivia, che è quella che preferite, il braccio di ferro. Credo che non la stia comprando nessuno, perché per noi la bruscina Tomacchio non l'abbiamo provata. Cioè, la facciamo vedere. Allora, ogni pezzo, una volta che è aperta, ogni pezzo contiene 141 calorie, ma un pezzo è grandicello. Guardate cos'è. È un muffin. È un muffin antesignano. Quando di muffin e cupcake non se ne sentiva proprio parlare, a Catania ci nutrivamo con questo. Sta con la Nutella. È una cosa che è in mezzo tra un muffin, un plum cake e... Un plum cake è quello per il training.
Plum cake si plum chiama. Plum cake. Plum perché lo leggi U, è inglese, è plum cake. E quindi si stacca benissimo dalla cartina. Che tieni. Bella cartina, cartina mangiatela tu. Io me la mangiavo da piccola. Così, guardate, meraviglioso, parte più grande a lui, morbida, morbida, non gommosa, non gommosa, con un sentore proprio di Sicilia come nota di fondo. Ha anche qualcosa all'arancia dentro, molto molto lontano, tra aromi naturali, secondo me dentro c'è anche della scorzetta di arancia. Nella confezione vedo che ci sono, io non guardo mai la confezione, dice a Milano col cappuccino, a Catania nel frappè, ora vi spieghiamo, ovunque con la crema di cacao, qui genericamente. Allora vi spiego, a Milano, da quello che c'è scritto, col cappuccino, quindi penso che vengano esportate, certo. Quindi cercatele e non guardatele con diffidenza, compratele se le trovate nei supermercati, le briochine Tomarchio, perché sono le tortine Tomarchio, perché sono troppo, troppo, troppo buone. Noi a Catania, siccome non ci accontentiamo mai del meglio, ma vogliamo il meglio del meglio, come lo siamo? A Catania esistono dei chioschi che, dove vendono delle bevande. Tra le bevande che vendono, la sto facendo così, molto... Sì, per favore, fategliela fare sintetica. Ora, se troviamo una foto del chiosco... Perfetto. Al chiosco noi beviamo le nostre tipiche bibite, tipo salsa al limone, mandarino verde... Madonna, non ce la finisce più. Da qualche anno, a questa parte, da molti, c'è anche il frappè alla Nutella. Il frappè alla Nutella è un qualcosa di diabolico. È un preparato a base panna vaniglia, quindi voi vedete che questi chioschi hanno questi bidoni con questo preparato a base di panna, credo mascarpone e latte, ben montati, ma fluidi, che mettono nel frullatore insieme a 4 cucchiaiate di Nutella belle sbattute nel frullatore e poi prendono 2 di queste e gliele buttano dentro senza cartina naturalmente e frullano tutte insieme e lo versano in un bicchiere alto più o meno così, vi danno questo frappè alla Nutella, calorie non misurabili cioè non si può capire quante calorie ha quel coso e quando vi mettono la cannuccia la cosa bella è che non si tira su con la cannuccia, cioè è più facile che vi escano gli organi interni nel tirare che non che immagina scena. Quindi voi mescolate e cominciate a uscire la cannuccia e a leccare la cannuccia, mescolate fino a quando i ragazzi si rompono le scatole, tirano via la cannuccia e tracannano questo coso. Bene, bene. Tipo beverozzo. Siete curiosi di vedere come si fa il frappè homemade? Se volete sapere come si fa un buon frappè alla Nutella senza metterci il colesterolo aggiunto dentro, ditecelo che noi ve lo prepariamo. Certo è che ingrediente fondamentale è la tortina tomato. Procuratevi le tortine al più presto l'opera. E allora, questo merenda numero uno di tutti i bambini catanesi. Poi, dalla nonna che si trovava? Dalla nonna un pochettino più antiquata. No, non direi antiquata. Sì, direi molto antiquata. Dalla nonna un pochettino più antiquata e anche un pochettino più avveduta, diciamo così, negli acquisti. Le nonne che guardavano con sospetto il crescente mercato industriale delle merendine. Sì, soprattutto delle merendine nordiche. Sì, sì, sì. Allora si trovavano i biscotti. E i biscotti che si trovavano quando noi eravamo piccoli erano principalmente questi, che Gabriele chiama familiarmente i biscotti. I biscotti del cane, questi sono. Sì, sono i biscotti che uno compra per il cane, venduti, no? Venduti al chilo, sono dell'industria Dice, che è un'industria famosissima, almeno a Catania, penso anche a Palermo, con tracce di argento dai miei lavori di arte per te, ma questo non importa. I biscotti Dice assomigliano ai colussi, però... La forma è quella. La forma è quella. Però sono molto più... vecchi anche dei colussi, più antichi e molto più speziati, guardate, no, non è quella la forma, sono simili, manca la scritta colussi, sì, sono dei... però il biscotto è il biscottone, ma ragazzi sono così da 40 anni, biscotto del cane, questo chiamate il pastore, ah già, sì, biscotto del cane, belli duri, molto farinosi, e poco dolci, insomma, se non ci mettete sopra un chilo di Nutella, marmellata, miele, non sanno di niente. Con il tè, del cane. Con il tè sono buonissimi invece, la pappetta del zucchero, certo, nel tè. Questi li
trovavate da tutte le nonne un po' oculate. Biscotti del cane per tutti. Ma noi li chiamiamo così del cane, ma comunque hanno una tradizione lunghissima e sono buoni. Come sapore sono poco burrosi, molto frollinosi, molto crunch crunch, molto friabili e croccanti, molto farinosi. Rimane il sapore un po' più della farina che non quello del burro e poco dolci. Bravo. Buoni. Questi biscotti sono ottimi, poi ho scoperto col tempo, come base delle cheesecake. Quando li sfrantumate tutti aggiungete il burro e li fate rapprendere. Bravo, non ci sfrantumare più, andiamo avanti. Va bene. Sempre della mitica Dice e sempre con un sapore medio buono, tutte le nonne, non so perché, secondo me le compravano per noi, sulla fiducia, loro non le avevano mai assaggiate. Era quella merendina che uno dice, se viene un nipoteggio, c'ho la... il le dolcino. Briochine, scritto proprio briochine, e abbiamo qua la prova. Le briochine, non briochine, proprio le briochine, perché da noi c'è la brioscia e quindi queste sono le briochine. Che sono? Sono anche molte persone chiamate il brioscia o brioscia, sì. Sì, non tipo conosco. Brioscia. Ma... perché sono magari più... Allora, questa oppure, sarebbe... oppure sono senza capelli. Questi aneddoti. Questa sarebbe la trasposizione industriale della nostra brioche col tuffo, ma senza tuffo. È una sorta di panino dolce morbido, così. Fai pressione. Fai non pressione. Li mangio, ragazzi, da almeno 30 anni. Di più. Da almeno 32 anni. Ma sono anni. Quelle di 30 anni fa? Non lo so. L'odore è leggermente burroso, sa come, sapete il sapore? Sapete i mini croissant, quelli piccoli piccoli? Ah, le lunette. Le lunette, le mezze lunette, ecco, però grande, morbida morbida, tieni caro, molto burroso, buono, certo con mezzo Nutella. O con la granita. E con la granita anche. Queste rispetto a quando ero piccola io le trovo molto migliorate. Perché quando ero piccola io erano secche, era una landa deserta che tu strappavi e sentivi cì, e poi le reidratavi con la saliva. Ma che schifo! È così. La Dice si è migliorata in queste, non contengono grassi idrogenati e hanno circa, non dice quante calorie a un pezzo, vabbè hanno circa 140 calorie a briochina. Bene, andiamo avanti. Scritto così. Briochina. Poi un'altra merendina tipica sempre della Dice. Non abbiamo preso le bibite tomarchio, vabbè, ci rifaremo in un altro episodio. Sono i Dicino. Il Dicino, anche questo, è una sorta di plum cake un pochettino più grosso. È un misto, è un ibrido tra un plum cake era e una quello, tortina. Era sempre accompagnato, stava sempre insieme alle tortine tomarchio. Era l'imitazione della tortina tomarchio. Il problema diciamo è che quando noi bambini ci mettevano davanti quella tortina e quest'altra tortina si sceglieva, quindi prima finivano le merendine tomarchio poi e poi rimanevano, ti dovevi ciuppare queste. A stuppare queste qua. Perché? Perché la tortina tomarchio ha un gusto più bambino, questo, più vanigliato. Questo più adulto. Questo invece, ora che sono cresciuta, mi piace un sacco perché ha un gusto più sofisticato, aranciato. Più adulto. Sa molto di più di limone. Limone. E soprattutto ha una pasta, una grana della pasta molto più fine. Sembra quasi più lavorato. Quella sembra la briochina fatta dalla nonna. E questa invece è già più una briochina da pasticceria, diciamo così. Io passo, assomiglia un po' alla Madeleine, può essere? Ecco, sì, come concetto è simile alla Madeleine, solo che al posto delle mandorle c'è il limone. E su questa, cari miei, con questo non si fa il frappè. Molto morbida, questa assomiglia proprio a un plum cake del Mulino Bianco al limone. Al limone, sì, sì. È buonissima. Forse oggi la preferisco anche alla briochina tomarchio. Brava. La briochina tomarchio si mangia a prescindere, quella è nel cuore, timbrata a fuoco. Ultima merendina vera e propria è la merendina che io preferisco in assoluto. Qual è? Ma non tanto per il gusto, ma per il ricordo, perché è la merendina che portavo a scuola. Oh, che sei dolce. Sempre della Dice sono i Girotondo, le ciambelline.
sempre amate, le ciambelline girotondo, sono la stessa forma delle ciambelline Mr. Day, ma molto, ragazzi, molto, molto, molto più buone, più morbide, più umide, più dolci, più vanigliate, molto, molto più buone. Guardate che carina. Oh! Ha anche un profumo delizioso. È proprio buona buona, sa di bambino. Sa di bambino. Sa di cestino. Cestino. Dell'asilo. Maro? Questa sta esattamente in mezzo tra il daissino e la briochina tomacchio. È la briochina che piacerebbe a tutte le età. Perché è buona, è dolce, non stucchevole, morbida, non aggruppa, come dicono i latini. Non aggruppa nel senso, non ti si blocca qua in gola. Non ti fa il nodo in gola, il groppo, ecco. In gola. In dialetto si dice ma aggruppavo. Quindi è bello, sa di cestino, ora ho ingoiato la maniglietta del cestino. buona, dai, andiamo avanti. E ora quindi, per un attimino, farci scendere tutte queste cose. E ora il biscotto che tutti noi bambini temevamo. Quello che gli adulti mangiavano e noi bambini non capivamo il perché, vero? Sì, è vero. E noi dicevamo: ci davano un paio, ma che cavolo ci troverà all'interno di questi biscotti? E poi crescendo la sicilianità diventa prorompente. Un giorno da adolescente li assaggi e te ne cali un pacco. Te ne cali, è vero. Un biscotto per adulti, biscotto che di una, semplicità, di una cosa che davano con violenza ai bambini. Ai bambini non piacciono, ma tutti noi bambini catanesi li abbiamo avuti propinati per merenda. Testimoniate se mi state ascoltando. I mitici biscotti AS. Ora si chiamano biscotti AS della ditta Arena. Prima si chiamavano, noi catanesi li chiamiamo, biscotti della Monaca. I biscotti della Monaca. Poi la Monaca fece causa ad Arena e dovette togliere il nome. Però, chi era questa Monica? Non lo so, c'è questa leggenda metropolitana. Monaca la Monica, Monica la Monaca. I biscotti della Monaca sono dei biscotti molto particolari. Sono dei biscotti, secondo me, da liquore. Ma perché li ha fatti a forma di S e non li ha fatti a forma di... Perché era suor... Suoresse? Non lo so, sono a forma di S. O era una che aveva un po' di tremolio e quindi non gli venivano... Allora, dovrebbero nascere a forma di S, ecco, ragazzi. Ma non ce n'è uno che sia veramente a forma di S. Allora, questo è la forma di S. Ma poi c'è anche lui, dal boomerang al nondina alla S, diciamo che ci sono varie forme. Sono ma biscotti quello che a base lascia, di cosa? Tieni, no, tieni. non mi va. Sono biscotti che contengono col caffè. Certo. Col caffè, con lo zibibbo, con questi liquori dolci. Perché sono biscotti di farina di frumento, zucchero, lievito, dei semi di anice. Ora vi faccio vedere quanto sono duri. Capito? Vado, cioè, fagli vedere la sezione interna. Sono dei biscotti secchissimi, proprio secchi, aridi dentro. Sembra di avere in bocca segatura dolce all'anice. Che detto così, voi direte, ma mangiate schifezze? No, perché questa arsura stimola la salivazione. Quindi questo poi... ti lascia intanto in bocca un sapore di anice leggero, ma nello stesso tempo molto presente e fantastico. E poi, siccome non sono dolci e stucchevoli, è un po' come gli stuzzichini, no? Uno tira l'altro, ti fanno venire voglia di riacciuffare sempre dal sacchetto. Sono diabolici perché parti in sordina con questi e poi te ne mangi una cofanata. Veramente ne mangiamo tantissimi quando si aprono. Io spesso non li compro perché il discorso che faccio è appena apro il pacco poi
ce li facciamo. Ecco, voi tenetevi i pan di stelle e noi ci teniamo i biscotti della monaca. Potevamo siccome noi non potevamo portarvi con noi al chiosco, ma prima o poi vi ci porteremo, il chiosco è venuto qui e ora per far scendere tutte queste merendine, queste delizie siciliane, proveremo questo qua, lo sciroppo di mandarino verde. Perché del... lo mette a fuoco? Allora, sciroppi del chiosco. Proprio fatti a Catania. Va per bene? Intenderci quanto è forte la cultura del chiosco da noi a Catania. Vi facciamo vedere come prepariamo un mandarino verde al limone. Un mandarino verde. Se volete il famoso mandarino verde, alla ricetta dovrete aggiungere mezzo limone spremuto. Allora, è uno sciroppo normalissimo, a cui però dovrete aggiungere un'acqua super super frizzante. Sì, perché i nostri Sels sciroppi sono frizzantissimi, sono fatti appunto con il sifone. Si chiama sifone, no? Sì, sì, sì. Quello che crea quindi... l'anidride carbonica, insomma. E quindi sono molto dissetanti, pur essendo sciropposi. Quindi? Una parte di sciroppo. Vai, una parte. E 5 parti di acqua. Quindi sciroppo poco, basta. Un attimo, una parte. Una parte. Una parte di bravissima. Sciroppo. Andrebbe aggiunto... un limone o mezzo limone in base al mezzo gusto, limone io non ce l'ho e non lo aggiungo. 5 parti d'acqua, noi facciamo ovviamente tutto ad occhio. Mescola. Allora, in realtà se voi lo prendete al chiosco è molto più verde. È molto buono ed è molto più verde, carico bello di coloranti. Anche se prendete quello là, diciamo il mandarino classico, quello che è arancione, molto arancione. E assaggiamolo. Vai, assaggialo. È un po' sventatello, ci vorrebbe. No, non è sventatello, ma anche il limone è buonissimo. Se trovate lo sciroppo al mandarino verde, provatelo anche gli altri sciroppi. Sì, anche se non è degli sciroppi del chiosco, penso vada bene comunque. Allora, è una parte di sciroppo, 5 parti di acqua, il succo di mezzo limone, acqua ghiacciata, no fredda di più, e ciucciate alla nostra salute. Questo viaggio temporale fatto a casa dei nonni, quando da piccoli si andava a casa dei nonni e si trovavano queste simpatiche merendine per passare il tempo, è finito qui. Per voi sì, e per me no. Bene, noi ci vediamo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. E poi, se ci seguite da fuori, fateci sapere cosa vi manca di più, cosa ricordate. Sì, non ricordiamo delle cose, fatecele sapere voi, così che possiamo ritrovarle magari per un futuro video. Bene. Quindi... se vi interessa, mentre stavo prendendo queste briscine, lo dico anche a te, in diretta, sarebbe carino fare anche un video sulle merendine naturali dei bambini siciliani. Non quelle industriali, tipo quelle naturali, okay. No. Poi vi faremo vedere, quelle naturali. Se vi interessa, lasciateci un commento qua, tipo... quindi quello che si poteva trovare soltanto qui in Sicilia una volta è che noi mangiavamo da bravi bambini siculi e con la coppola. E allora... bene, basta cianciare e dire fesserie. E mi raccomando, condividete il video, mettete un mi piace, andate sulla pagina Facebook e... e cercate le briscine Tomarchio, Dice, le bibite del chiosco, provate i prodotti siciliani che sono buonissimi. Abbattiamo le frontiere e mangiamo bene i tutti quanti. Voi fateci sapere quali sono i vostri prodotti delle vostre regioni e noi vi metteremo al corrente dei nostri. Ci troviamo sempre qui! Sulle vostre tavole! Ciao! Alla prossima!